I cantieri dell'immaginario animano le serate aquilane e proseguono con successo per accompagnare la prima parte dell'estate sino al 25 luglio. Gli spettacoli riprendono domenica sera con Chiamate i Mimimi, spettacolo musicale di Paolo Logli con Claudia Campagnola e Marco Morandi dedicato a Mia Martini alle 21.30 in Piazza Duomo. Spettacoli che stanno riportando vitalità e cultura in centro nel rispetto delle norme anti-Covid. Il sistema delle prenotazioni sta funzionando bene e la città risponde. Vincenzo Pirrotti con la prima nazionale della figlia di Iorio, prima Alice Cante Abbattiato, l'omaggio a Ennio Morricone, ma soprattutto un grandissimo Uto Ughi, amico dell'Aquila, il primo ospite della fortunata rassegna. Io sono venuto tante volte in questa città e mi ricordo un grande musicista, uno dei più grandi, che diceva che l'Aquila ha il miglior pubblico d'Italia. Lo diceva Artur Rubinstein, che non era uno che faceva complimenti, diceva quello che pensava. E lui si trovava benissimo all'Aquila e io devo dire lo stesso. I cantieri dell'immaginario, sotto la direzione artistica di Leonardo De Amicis, con TSA e Comune, prevedono 24 spettacoli in totale. Chiusura con concerto di Daniele Silvestri, ma ci sono anche altri personaggi di spessore, come Vittorio Sgarbi o l'attore Marco Bocci, il famoso ispettore Calcaterra della Fiction TV. Tutto funziona bene, la città aveva gran bisogno del ritorno della cultura in centro, sedie distanti, nessun assembramento, prove generali anche di perdonanza, si può dire, anche se sull'organizzazione di quest'ultima si sta lavorando e non trapela ancora nulla. I cantieri dell'immaginario sono da sempre il momento in cui si risveglia la cultura nell'estate aquilana. Noi quest'anno lo volevamo fortemente che l'Aquila riniziasse a respirare la cultura. Non era affatto scontato per il Covid, pertanto ringrazio gli organizzatori, ma soprattutto ringrazio gli aquilani che hanno dimostrato di saper fruire di spettacoli culturali di livello internazionale in assoluta sicurezza. Quindi grazie agli organizzatori, ma soprattutto grazie all'Aquila.